Ancona, 1623 era stata ramificata lenta arancione per il vento, le piogge e il mare tempestoso per martedì 16 maggio. I comuni di Pesaro, Fano, Urbino e Senigallia hanno persino deciso di chiudere le scuole. E il tempo puntualmente è arrivato, rompendo i marchi e colpendo in particolare il centro-nord della regione, con un forte vento e piogge molto intense che hanno aumentato l'ambito dei corsi d'acqua già caricati dopo le precipitazioni degli ultimi giorni. E un nuovo avviso arancione è previsto per domani. La sera lo stand a pedaggio Pesaro dell'autostrada A14 era chiuso nella direzione nord, era chiusa in entrambi gli ingressi per le inondazioni, c'è un sottopasso nell'area. Insieme, la cabina a pedaggio è aperta a sud, dove non ci sono sottopassi. Senigallia speciale osservato era il fiume Mise in Senigallia che nel caso importanti piogge è spesso a rischio di inondazioni, al punto che il comune Senigallia aveva pubblicato un post eloquente su Facebook. Il sindaco ordina a tutti di salire ai piani superiori. Quindi è stato anche preso l'ordine per chiudere tutti i negozi. Ma a causa del nuovo avviso meteorologico, le scuole rimarranno anche chiuse a Senigallia domani, mercoledì 17 maggio. Il piano di Mise è passato e non ha causato ulteriori danni. L'ordine per i residenti da tenere sui piani superiori delle case rimane ancora in vigore. Gli istituti chiusi anche in Iesi. Situazione difficile anche nel resto del territorio regionale in cui si sono verificate inondazioni e frane. Pesaro inondazioni anche a Pesaro, dove numerosi sottopassi e strade sono stati chiusi durante il giorno. Il Genio torrente è esposto, mentre il diluvio del fiume Foglia è passata interi quartieri sono finiti sott'acqua. Aspettiamo fine dell'avviso meteorologico per far conta del danno, ma la situazione è seria, chiederemo lo stato di emergenza, afferma sindaco Matteo Ricci, con un video pubblicato su Facebook. Bad weather ha colpito il centro e periferia, dura una pioggia mai vista ha fatto traboccare flusso genico, causando inondazioni in quartieri quasi diversi. La pioggia è ancora programmata per domani e il sindaco ha ordinato, per il secondo giorno consecutivo, la chiusura di tutte le scuole. Ancona anche inondazioni nella zona industriale di Baraccola ad Ancona e lungo l'autostrada Val di Chienti dove, tra le altre cose, nelle prime ore del mattino, verso Civitanova Marche, un grande albero è crollato fortunatamente senza creare gravi conseguenze. Resto della provincia di Macerata con inondazioni e frane.